ma voglio solo testimoniare la solidarietà e dire anche che piccola parte di percorso Slow Food l'ha fatta con la Caritas locale, sostenendo lo sforzo che questa comunità con coraggio ha intrapreso. Siamo davanti a un momento storico, non solo per il nostro paese, e aver coscienza che dobbiamo intervenire personalmente in ogni parte del mondo per sostenere questa solidarietà è l'obiettivo primario. L'accordo che hanno fatto i comuni italiani di accogliere il 3 per 1000 di migranti porta direttamente questi problemi in ogni città. Qui siamo in una situazione di emergenza, perché Ventimiglia, mi dicevano, ha avuto 20.000 passaggi, e la solidarietà nei confronti di questa comunità deve essere totale, perché non può essere lasciata sola da un governo che si disinteressa, da un'Europa che si disinteressa, da una Francia che chiude i confini. Ma anche a casa nostra abbiamo i migranti. È opportuno che si formino comitati di accoglienza migranti in ogni comune d'Italia, perché l'accoglienza possa diventare, come diceva Don Rito, un elemento comportamentale, non solo manifestandosi, ma anche spendendosi in prima persona, dialogando con queste persone, aiutando le istituzioni come Caritas, fare fronte comune. Non siamo in un momento in cui è necessario segnare le diversità, dobbiamo segnare l'unità di intenti di un popolo propositivo, e il popolo propositivo si manifesta coi fatti, si manifesta coi fatti. Oggi c'è stata questa bella manifestazione, ma è solo l'inizio di un lungo percorso che deve portarci a testimoniare nelle nostre città, nei nostri paesi, quanto la sofferenza di queste persone è vera e quanto è giusto sostenere anche la causa non solo dei migranti per causa di guerra. In questo momento 4 paesi, Nigeria, Somalia, Yemen e Sudan meridionale, stanno soffrendo perché ci sono 20 milioni di persone a rischio morte per fame. L'ultima volta che è successo in Africa una cosa del genere ci sono stati 260.000 morti. Nessuno parla di questo. Io mi domando come si può chiedere a un giovane di questi paesi di stare lì con la siccità, il cambiamento climatico e con la carestia di poter star lì. L'unica cosa che può fare, e il diritto d'asilo va esteso anche ai migranti economici, perché non può essere un modo di fregarsene. E dire chiaro che bisogna cambiare il modo di parlare. Quando noi parliamo dell'Africa non dobbiamo dire che aiutiamo gli africani, noi dobbiamo sostituire aiuto con restituzione, perché l'Europa ha rubato per secoli, è stata la capofila dello schiavismo. E oggi ancora continua a rubare con le multinazionali che fanno il land grabbing. Ecco, allora, non aiuto, restituzione. Non educare, noi non siamo chiamati ad educare nessuno, siamo chiamati ad imparare, siamo noi che dobbiamo educarci, cambiare altro che... E non dare... ma condividere, perché la condivisione è l'unico elemento di vera integrazione.